Allora, ripeto che stasera non parliamo di tecnica. Abbiamo ripassato qualche fondamentale, ma parliamo di più sulla metodologia. Ma una metodologia non vista tanto dalla parte dell'istruttore, no? Perché la parte dell'istruttore poi alla fine vi dice tre o quattro cose che poi non fate e quindi alla fine non sono neanche servite, no? È inutile che io qua questa sera vi racconto quello che ci sta scritto sui libri, perché no, non lo fate. È inutile. Se io vi dico che c'è un programma di allenamento, vi do un programma di allenamento strutturato in una certa maniera, poi alla fine non se ne fa niente. È successo così sempre, e anni, succede, vanno bene per gli arcieri di alto livello, no? Professionisti, e quello devono fare di lavoro, vorrei vedere quando voi andate a lavorare, se non fate esattamente o producete quello che dovete produrre, sia intellettualmente che manualmente, alla fine lo stipendio non lo danno, poco ma sicuro. E la stessa cosa vale per il tiro con l'arco, quindi ad altissimo livello va bene, a livelli medi, come può essere, e mi ci metto anche io, non valgono mica più tanto, perché poi alla fine sono inutili. Quindi, qual è la metodologia? La metodologia è quella che è il minimo indispensabile, cioè almeno quello lo dobbiamo proprio fare, perché se non lo facciamo, proprio non ce n'è, purtroppo non va bene. Allora, ripeto, prima di tutto ci vuole forza di volontà, perché qualsiasi piccola cosa che io adesso vi dirò da sistemare, da mettere in pratica, e cavolo, però quello bisogna farlo, no? Perché se neanche quello fate, buono, giocate all'arco, ripeto, è perfetto, nessunissimo problema. Qua si parla non per demonizzare chi queste cose non riesce a farle perché c'ha mille grattacapi che io non voglio, perché poi l'iceberg c'è anche per quello normale, perché sembra che abbia tutto il tempo, però magari la famiglia. E non sto qua a raccontare perché è la storia di tutti, anche se poi il tempo comunque si trova in ogni caso, o la passione o la forza di volontà che genera passione, questa bisogna ammettercela. Allora, cosa dobbiamo fare? Ripeto ancora una volta, metà del nostro tempo lo dobbiamo dedicare agli esercizi. Che esercizi dobbiamo mettere in pratica? Allora, se non abbiamo un istruttore però un istruttore che non dica stronzate, perché purtroppo non è sempre così, che ci guardi, che ci dica dove dobbiamo operare, cioè dove dobbiamo operare, anche se gli attori, ricordatevi, principali, gli attori principali siete sempre voi, perché voi lasciatevi pure guidare, però i giudici dovete sempre essere, deve sempre essere l'arciere. Il giudice di tutto. Quindi, l'istruttore sì, dirà la sua, però sarà sempre l'arciere che deve interiorizzare, capire cosa sta succedendo. Il buon istruttore prima fa comprendere e poi fa capire. L'attività regina dell'allenamento è il tiro sul paglione nudo. L'attività sul paglione nudo è purtroppo l'attività più travisata di tutte. Perché sì, è vero che si tira sulla paglia. Però normalmente sulla paglia si tira pensando ad altro o cercando di, come se fosse un riscaldamento. Invece no, invece tirare alla paglia deve essere un allenamento vero e proprio. Quindi le frecce che io andrò a tirare alla paglia, mettiamo che io ho 2 ore di allenamento, 1 ora la devo dedicare agli esercizi.
poi un'altra ora vado a tirare a 48,5 metri, perché mi vengono bene, mi viene bene così, va benissimo. Però in quell'ora io devo dedicare mezz'ora almeno a tirare al paglione nudo, senza disvare, a 5 metri. Ma come? Beh, dedicando la massima attenzione a tutti quei punti che non ho ben compreso. Primo fra tutti l'equilibrio dinamico. Alla paglia è proprio il luogo esatto, il luogo perfetto dove io posso provare gli allenamenti. Vado in ancoraggio, mi metto in ancoraggio, sento gli equilibri di spinta e trazione, sento quanto sono e al rilascio tutto viene nei termini, e cioè non ci sono sconvolgimenti, non ci sono barcollamenti, lascio andare l'arco tranquillamente, imparo sotto la guida del mio istruttore a rilassare il polso, a fare un corretto follow through, a rilasciare correttamente, ma soprattutto a mettere in linea le forze di spinta e trazione, ad allineare le forze in gioco, che non necessariamente devono essere i segmenti ossei, che non necessariamente deve essere geometrico questo allineamento, ma quello che conta, e ripeto, specialmente nell'arco nudo, sono le forze in gioco, le forze dettate dalla nostra muscolatura. Quindi la muscolatura di spinta e trazione articolata in modo tale che i muscoli dorsali prendano il sopravvento dei muscoli del braccio e della spalla e quindi riallineano le forze di trazione con quelle di spinta, in modo tale che quando rilascio la freccia parte in modo pulito verso il bersaglio senza creare caos nel suo volo, creare, abbiamo già visto la volta scorsa quanto sia importante gli allineamenti al rilascio nella messa a punto, cioè la messa a punto io la devo fare quando tiro bene, no? Non quando tiro male, cioè le frecce non vanno, si sparpagliano nel bersaglio, ma faccio la messa a punto, no. Cioè la messa a punto devo farla quando io faccio delle rotate. Allora provo a vedere se l'arco è a posto. Prima non ha nessunissimo significato. E questo purtroppo anche questo è disatteso notevolmente. Benissimo, allora abbiamo dedicato mezz'ora al tiro alla paglia, curando palla a perfezione, concentrandomi, il tiro alla paglia si fa da super concentrato. Quante frecce tiro in mezz'ora? Io 60, alla paglia ne posso tirare anche 100 in mezz'ora, però ne tiro 60 perché voglio tirarle bene. Nell'allenamento classico, no? Nell'allenamento, facciamo una piccola digressione, nell'allenamento classico sportivo in generale si parla di quantità e intensità, di supercompensazione, di carico, scarico e un sacco di cose che nel casco di tiratori medi non hanno nessunissimo significato, quindi non sono da prendere minimamente in considerazione. Noi, e mi ci metto anche io, dobbiamo solo pensare all'intensità, quindi alla qualità del tiro, quindi non dobbiamo, può essere delle te, io, questa è una mia convinzione, fare quantità al nostro livello può essere persino deleterio, perché se noi tiriamo tante frecce e non le sappiamo ancora tirare tutte bene, non è mica una grande idea. Non è una grande idea, è meglio tirarne 60 qua e poi andarsi a divertire, ma super concentrati su quello che sto facendo
e possibilmente su un obiettivo che mi sono posto. Mi sono posto l'obiettivo che tutte le frecce devo scaricare il posto. Sono le prime saranno così, e poi piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Le prime 30, le seconde 30 solo il rilascio, rilascio delle dita, rilascio delle dita. E così via, no? E qua già abbiamo un metodone, già qua vi sfido a metterlo in pratica, perché già una cosa del genere io la vedo una volta ogni tanto, ma veramente una volta ogni tanto, ma e stiamo parlando di mezz'ora due o tre volte alla settimana. E siamo già a buon punto. Già se facciamo quello tutte le volte che andiamo ad allenarci, questa mezz'oretta con 60 frecce, secondo me aumentiamo i punti del 30%. Se i vostri sono bassi, eh? No, vabbè, guarda che non è mica vero, eh? Perché uno che faccia 4,50 arco nudo tranquillamente può arrivare a 4,80 allenandosi con me. Parliamo di donne. Se parliamo di uomini, se fa 480 punti, sempre al conudo, con metodo arriva tranquillamente a 5,10, 5,20, solamente col metodo. Poi è logico, questo è un punto di partenza, questo è un punto di partenza, e vale lo stesso discorso per gli arti olimpici. Questo non è ovviamente un discorso per chi è già molto bravo, per chi è già molto bravo si entra in ancora in un'altra strategia, un'altra, però in effetti qua dobbiamo alzare la media nazionale dei punteggi, perché poi se abbiamo una media nazionale di punteggi un pochino più elevata, è gioco forza che anziché 10 bravi ce ne siano 50, e da lì con 50 bravi ne escono fuori 3 o 4 straordinari. Questa non è un'invenzione di oggi, in tutti gli sport funziona così, ma proprio tutti, e più con l'altro deve essere, è forse un po' sottovalutato proprio questo fatto qua di alzare un po' la media, non solo di fuori. Bene, la prima mezz'ora, la seconda mezz'ora cosa faccio? La seconda mezz'ora, quello che ho provato, mi stiro la paglia, vado a provarlo con un bersaglio. Vado a provarlo con un bersaglio e posso avere diversificate nella metodologia di approccio al bersaglio, non è che devo tirare al bersaglio e vedere, perché alla paglia tiro bene, poi vado al bersaglio e lascio andare le frecce. Come è successo? Allora, intanto io alla paglia, se sono seguito, ho imparato anche una strategia. Intanto conosco alla perfezione la mia sequenza di tiro, ma qua entriamo già nella sfera della tecnica. Conosco alla perfezione la mia sequenza di tiro, la so scandire con il ritmo giusto, e quindi nel sentire prima, nel tirare le frecce alla paglia, che il mio obiettivo è quello dell'allineamento dell'equilibrio dinamico, ma ripasso anche la mia sequenza di tiro, no? E vedremo poi, una volta raggiunto l'ancoraggio e la preparazione al rilascio, specialmente nell'arco nudo dove non c'è clicker e dove quindi non ho un'attività neuromuscolare da mettere in atto dall'ancoraggio al rilascio, ma devo avere una serie di pensieri, una serie di attività muscolari fanno sì
che io devo innescare un circolo virtuoso sul tiro, perché se io dall'ancoraggio al rilascio finisco il tiro, cioè penso di finire il tiro, sono rovinato, no? È un po' come il corridore dei 100 metri. Il corridore dei 100 metri, quando se lui pensa che finisce a 100 metri la sua gara, è rovinato, no? Cioè la sua gara deve durare 200 metri, perché i 100 metri deve tagliarli alla massima velocità possibile. Quindi non è che arrivato a 90 dice beh, mancano ancora 10 metri e tra un po' è finita, è rovinato. Quindi deve correre senza, quasi senza sapere che c'è ancora quanto c'è da arrivare, deve guardare oltre. E la stessa cosa vale per il tiro con l'arco, no? Il nostro cervello è strano, no? Se gli diamo da fare un'attività sequenziale, ad esempio se io sono un operaio, devo abitare 5 bulloni, poi prendere il bullone, al terzo giro che ho abitato questi 5 bulloni, io non penso più a abitare i bulloni. Il mio primo pensiero, già dal primo bullone, è a prendere il primo del giro successivo. Si forma nella mia mente l'economia di scala, no? L'economia di attivazione, e anticipo nella mia mente il finale, e qui sono rovinato la mente. Quindi questo è un circolo vizioso, no? Nel bulloni magari va bene perché poi l'avvito, però sono sempre lì a prenderlo subito per cominciare il primo. Nel tiro con l'arco sono rovinato se io all'ancoraggio prima del rilascio penso di prendere la freccia. Non devo pensare di prendere la freccia, devo innescare una serie di pensieri, ripeto, non ho il clicker, chi ha il clicker e chi ha lo sgancio in back tension è messo uguale perché non sa quando scatterà. Chi ha il clicker non sa quando scatterà, è lì il bello, no? Chi ha nel compound, perché ho detto che il compound non mira? Perché il compound non può mirare. Come fa a mirare se non sa quando parte la freccia? Come fa a mirare se non sa quando partirà la freccia? Non lo sa. Il rilascio a sorpresa. La stessa cosa vale per l'olimpico. L'olimpico mira ma non sa minimamente quando la freccia partirà. Perché il clicker non passa dal sistema nervoso centrale. Lo scatto del clicker dall'avvio al rilascio passando dai sistemi nervosi periferici, quindi neanche il sistema nervoso centrale è interessato, quindi minimamente è una reazione esattamente come lo sgancio in back tension nel compound. L'arco nudo veramente può innescare un target panic dovuto all'anticipazione del finale, e questa è la cosa terribile, che cosa più terribile che può capitare a un arco nudo, che deve essere soppressa immediatamente, e cioè subito io devo innescare un circolo virtuoso. All'ancoraggio, consciamente, io devo già innescare nel mio cervello la visualizzazione del finale, e cioè mettiamo a toccarmi il dito con l'orecchio, il lobo dell'orecchio, avere una visualizzazione di un finale che non è quello di tirare sulla freccia. Quindi se io, una volta che sono qua, miro, ma non è vero, perché sto cercando gli allenamenti muscolari in modo tale che al mio rilascio, ma un attimo prima del rilascio mi si forma nella testa l'idea del finale, allora sì che quello è un circolo virtuoso. Perché il finale che io vado a ricercare non è più la freccia peggiorativa, ma il follow through, il mantenimento, l'analisi del gesto, questo parolone che salta sempre fuori nei manuali, ed ecco che questo è un grande passo avanti per l'arco nudo, per ottenere degli ottimi risultati.
questo è basilare, che tutti gli istruttori dovrebbero conoscere quando insegnano a utilizzare l'arco lungo, perché se no l'arco lungo se lo bruciano. È finita. Poi c'è quello che non si brucia, eh? Quello che subito sta lì, però sta lì a fare cosa? È lì il problema, no? Io devo stare lì a allinearmi, a cercare gli allineamenti, a mirare con tutto il mio corpo, compreso ovviamente la punta della freccia, che la vedrò sempre più o meno nello stesso punto, e si formerà l'idea del momento finale, questo innesca questo circolo virtuoso. E questo è da ricercare, è una cosa che viene ricercata proprio nel tiro alla paglia. E poi va trasportata sul bersaglio. Sul bersaglio ci possono essere anche attività. Io normalmente prediligo tirare su bersagli molto grandi, mi sto allenando. Non me ne frega che la mia rosata sia grande o piccola, perché io non sto curando i centri. I centri vengono quando tiro bene. Sto tirando bene? Allora come posso allenarmi a fare 100? E questo è un grande qui pro quo in cui tutti cadono. Tutti. Allora, come posso allenarmi a fare 100 se non sono ancora in grado di farlo questo 100? Tiro un bersaglio enorme, tanto mi gratifica. Se io tiro a 18 metri sul bersaglio da 122, ottengo due risultati. Uno, che cavolo, le frecce sono tutte nel giallo. Due, cioè, guarda che gratificante. Due, non ho questa spasmodica della freccia che va nel blu, che va nel nero, che di ricerca, perché sto ancora costruendo, la mia attività, perché se non ne avessi bisogno non ci sarebbe bisogno di farlo, no? Allora, la sto costruendo, perché la cosa più importante in questo momento non è la macchia nera là sul bersaglio a 18 metri, 12 frecce nel giallo, quelli pochi al mondo sono in grado di farlo, ma è quella di tutte le frecce tirare nello stesso identico modo, un modo che non vada contro le leggi della fisica e che mantenga i fondamentali nei limiti rispetto alle mie attività posturali, alle mie condizioni fisiche. E questa è la prima cosa che va ricercata nella metodologia, nell'attività che devo svolgere. Sulla carta, che poi ogni istruttore, tutti gli istruttori hanno mille manuali, hanno mille diapositive, hanno mille cose, in cui ce ne sono tante e queste sono pochissime, ma se no non fate niente. Questo però va fatto, e questo è un trampolino, un trampolino di lancio, almeno questo va fatto per due motivi. Uno, è talmente poco che non vi fa fare meno punti, posso farvene fare di più, quindi non sono mille cose da fare che poi può essere tanta fatica e non mi serve. Però effettivamente la ricerca della propria sequenza, la ricerca degli allineamenti, la ricerca di una forma mentale per innescare un circolo virtuoso, e questo va assolutamente fatto. Qualche domanda a questo punto? Più o meno così, no? Fai già così te, Marco? Tutti i giorni, visto che sono in pensione. No, però è quello che fai anche te, fai qualcos'altro? Ogni tanto la faccio, ma solo ogni tanto, perché, come dicevi tu prima, è più divertente fare altro. E questo è proprio la differenza, è proprio la differenza che c'è tra un probabile vincitore
è un normale. Il probabile, non dico vincitore di sicuro, un probabile vincitore mette in atto le strategie. Prima a tavolino pensa una strategia, un'organizzazione del tiro, una sequenza adeguata e dopo porta avanti il suo metodo, qualunque esso sia. Meglio se fatto ad hoc per le sue condizioni. Pronti? Una domanda. Dimmi. Tu giustamente dici, io sulla paglia e fin dire a 5 metri, 5-6 metri, quello che è. E tirare sulla paglia a 18 metri perché, guarda caso, molte volte le palestre sono piccolissime. No, non va benissimo, guarda, io tiro la paglia a 50 metri. No, a 18. Tiro a 50 metri perché intanto mi piace vedere il muro della freccia, poi perché a 50 metri la freccia ci mette di più ad arrivare e quindi mi dà più tempo per sentire, avere le sensazioni adeguate. Però lo devo utilizzare in questo modo, cioè devo essere io sofisticato a mettere in atto queste cose qua. Cioè, non è così semplice, no? Se no si rientra di nuovo, tiro un po' la paglia, ma tiro la paglia pensando ai cazzi miei, ad altre cose, non serve assolutamente a niente, ho fatto ginnastica, ho preso aria buona. Ha significato per noi, poi ci sono modelli operativi fatti per i più forti che sono diversi, anche molto diversi, però per aumentare l'attività, le performance medie degli arcieri medi, almeno questo bisogna farlo, e non viene minimamente fatto. Poi non vi immaginate, io guardo in giro, guardo anche in altre società, in altre occasioni, viene fatto pochissimo, viene messo la visuale e si tira e senza metodo. Il metodo è quello giallo bene, non giallo male. E questo purtroppo non è perché è proprio poco. Cioè, come diceva il buon Vittorio tantissimi anni fa, il minimo al minimo contare i punti. Cioè, conviene sempre contare i punti. Perché conviene sempre contare i punti? Perché è sempre intensità. Perché le frecce le devo sempre tirare nel 10, no? Perché poi andrò a contarlo. Quando uno sa che deve poi fare delle somme, è tutta intensità, no? Quindi io se ho poco tempo, se ho un'ora, tre volte a settimana, è meglio, ne sono convinto anch'io, è meglio contare i punti sempre. Perché contando i punti sono sicuro di fare intensità. Ed è pochissimo quello, cioè proprio un pochino più di niente, no, come si dice, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Una buona attività può essere questa. Poi ci sono ancora tantissime altre cose da mettere in atto, no? Tantissimi mi chiedono programmi di allenamento, sì, ne mando, poi nessuno mette in pratica. Ce ne sono talmente tanti, qualsiasi allenatore può darti un programma di allenamento, che poi è disatteso, è assolutamente disatteso, perché basta proprio poco. Diverso è invece portare un arciere medio a un alto livello, questo è tutta un'altra cosa perché prevede veramente tanto un'attività motivazionale, un'attività psicologica, un'attività più anche aerobica. E poi aerobica. Una cosa importante, che anche questa è molto sottovalutata, è quella dell'incremento della forza generale, dell'attività fisica in generale. E questo è molto sottovalutato. E invece è importante, ma importante a bassi livelli come questi. Fare attività fisica dà molti risultati.